Ciao a tutti! Visto che si sta avvicinando Halloween, stiamo iniziando a creare qualcosa di carino per le nostre festicciole. Ecco a voi questo piatto che abbiamo realizzato degli hot dog, mini hot dog, a forma di dita mostruose. Andiamo a vedere come li abbiamo realizzati. Cuocere in una padella antiaderente 3 würstel. Noi abbiamo utilizzato 3 würstel grandi che poi andremo a tagliare a metà, altrimenti potete anche utilizzare i würstel più piccolini. Tagliamo a metà i nostri würstel. Andiamo ad incidere la parte alta del würstel, creando una sorta di unghia, diciamo che dà l'idea dell'unghia. Non deve essere un'incisione profonda, ma giusto per togliere la pellicina iniziale e dare appunto l'idea dell'unghia. Ripetiamo anche sugli altri würstel. Ecco qua le nostre dita. Per dare ancora un'impressione, di più l'impressione di dita, possiamo incidere la parte centrale. Fa vedere vignette più grandi e più piccole, non precise. Abbiamo il nostro panino. Ci mettiamo un po' di ketchup e andiamo ad appoggiare il nostro dito. Ecco il nostro dito pronto. Possiamo anche aggiungere un altro po' di ketchup, dare l'impressione del sangue. Ed ecco pronte le nostre dita mostruose. Ciao a tutti, oggi prepareremo un'idea semplice da fare magari per un buffet di Halloween. Ci serviranno questo tipo di salatini qui a forma di stick e della cioccolata o fondente o al latte a piacere. Con questi ingredienti andremo a fare delle ragnatele. Adesso vi facciamo vedere come. È molto semplice. Per prima cosa intanto dobbiamo mettere a sciogliere il cioccolato, quindi prendiamo un pentolino, andiamo a mettere il nostro cioccolato, ad esempio quello fondente, ecco qui, a pezzetti. Poi prendiamo un pentolino di acqua, mettiamo dentro e mettiamo sul fuoco, insomma a bagnomaria. Ecco qui, accendiamo il fuoco e adesso aspettiamo che si sciolga. Ora prendiamo un foglio di carta forno, ecco qui, e lo useremo per adagiare sopra le nostre ragnatele. Ora prendiamo i nostri salatini. Io li ho tagliati un pochettino perché mi sembravano un po' troppo lunghi, però ecco, e li disponiamo in questo modo. Adesso ci accorrerà una siringa. Oh oh. No, la siringa ci servirà. Ecco, vediamo se riusciamo ad aprirla. Ci andiamo a versare il cioccolato all'interno. In questo modo.
Ok, chiudiamo. Ed ecco qui, andiamo a decorare. Ok? E in questo modo, vediamo un po'. Oh. Allora, ecco qui ne abbiamo preparati altri. Adesso, per far sì che si raffreddi, lo andiamo a mettere in frigo, in frigorifero per qualche minuto, insomma, il tempo che si asciuga, si stacchino le nostre ragnatele. Ed ecco qui le nostre ragnatele. Spero vi sia piaciuto il video e alla prossima. Ciao! Per i nostri ragnetti abbiamo bisogno di una girella e di una ciambellina, dei taralli che faranno da zampa, dei confettini e un po' di Nutella. Allora iniziamo tagliando il tarallo per fare la zampa, vanno bene pure dei pretzel e iniziamo facendo dei tagli delicatamente qui e qui. Ecco qua. Allora, giriamo le nostre rotelle e ci mettiamo la cioccolata. Poi mettiamo ciambella. Quale ciambella? Va bene, mangio la ciambella. Ecco qua i nostri ragnetti.